Eccoci qua, siamo tornati in onda. Ricordo sempre i nostri ospiti velocemente, quindi l'assessore Marco Carrai della Polizia Municipale del Comune di Padova e abbiamo anche via Skype l'avvocato Mariella Melandri, legale di Codacons. Stiamo parlando un po' della questione spinosa, insomma, di questi parcheggi a pagamento e successivamente altra tematica, tanto per alleggerire, visto che è venerdì, si parlerà un po' della benzina ballerina, nel senso prima ci sono stati gli aumenti, adesso forse si è abbassato il tutto. Boh, speriamo, insomma, ne parleremo insieme a Mario Rosina, coordinatore regionale del FAIB. Bene, allora continuiamo quindi a dibattere su ciò che è la tematica. Sembra in pratica che ci sia un voler comunque aiutare la cittadinanza da parte dell'amministrazione locale e poi comunque il Codacons che sostiene comunque altri tipi di ragioni. Abbiamo parlato un po' più qui in studio, vorrei ridare a lei, Melandri, la parola. L'ha convinta quindi l'assessore in ciò che spiegava o perché ogni tanto vedevo il suo volto e la sua testa scuotersi? Ma no, sì, mi ha convinto sì e no, nel senso, A lei quindi mi spiego. perché sì e perché no? Mi spiego, mi rendo conto che in questo caso il ruolo dell'avvocato è più facile, l'avvocato si batte, battaglia e sa quello che deve fare. All'assessore tocca far quadrare e compenetrare tante esigenze, quindi ha un ruolo sicuramente più difficile. Ecco perché sì e perché no. Capisco che ci siano delle esigenze di mobilità, di far alternare la gente, però non può una sanzione essere utilizzata per fini o economici o di utilità, di comodità. Fa comodo Avvocato, fare spieghi così, ma questo non si. concetto cortesemente, proprio a parole povere, perché Allora, utilizza queste... io non posso dirti, ti do la multa perché così tu te ne vai e entrano gli altri. Certo, volevo che si capisse bene questo. Proprio parlando facile facile, la multa ci deve essere una legge che dice guarda che se sfori paghi 30 euro. Questa legge non c'è. Per cui capisco le esigenze dell'assessore, ecco perché dico sì, mi ha convinto, però forse bisognerà, senza forse, risolverle altrimenti. Perché allora se prendiamo le esigenze economiche o le esigenze di utilità come criterio per decidere come ci si comporta, beh, rischiamo una deriva drammatica e non solo per i parcheggi, anche per tutto il resto. Non so se. Sentiamo adesso la replica dell'assessore. Anche perché potrei anch'io da avvocato mettere in campo una questione pratica e allora intasiamo i giudici di pace già al collasso? Per dire, però Certo, visto che poi i anche questo non è un criterio. tribunali Se sono io ho proprio veloci. ragione, intaso anche il giudice di pace. Adesso poi non voglio fare delle questioni di principio su questioni che sono di entità molto modesta, ma è per farmi capire. Grazie avvocato. Assessore. No, ma l'avvocato pone una questione legittima, cioè se la sanzione irrogata all'automobilista affonda le sue radici in una legge. Le amministrazioni, ma tutti gli enti, si sono comportati da illo tempore ad oggi con la consapevolezza che i provvedimenti sanzionatori fossero legittimi. Perché le amministrazioni poi possono avere altri strumenti, se non lo decide il legislatore, lo può fare tranquillamente anche l'amministrazione comunale adottando un'ordinanza sindacale, che prevede all'interno di un regolamento che determinati comportamenti, proprio per favorire il turnover, la mobilità in città, vengono sanzionati con un provvedimento amministrativo sanzionatorio. Oggi non c'è questo a regolamentare la vita del traffico cittadino. Perché? Perché le amministrazioni comunali hanno sempre applicato una sanzione motivandola con una interpretazione che il legislatore aveva dato o no, comunque diciamo la fonte era quella. Se oggi viene messa in discussione questa fonte, io non è che vado a sindacare il perché, penso da amministratore come Certo. ovviare, come ridurre una problematica che potrebbe sorgere conseguentemente a
a questa decisione intervenendo con gli strumenti che il legislatore mi dà, quindi adottando un'eventuale ordinanza sindacale che va a regolamentare i comportamenti degli automobilisti, sanzionando anche situazioni di questo tipo. Per cui, ripeto, io più che oggi mettermi nei panni di quello che difende, faccio un passo indietro, voglio capire meglio se c'è un fondamento giuridico o meno, però nel frattempo non posso bloccare o non applicare un, se non una norma, perché non ho ben chiaro se sia regolamentato eccetera, ma comunque una prassi che si è sostenuta negli ultimi 20-30 anni ad oggi. Se il legislatore, ma sicuramente il legislatore metterà mano a questo, perché insomma c'è un dibattito nazionale che coinvolge tutte le amministrazioni, quindi interverrà il legislatore, sulla base della decisione del legislatore ci rapporteremo anche noi. Evidenziamo però i problemi che ci sono sottesi alla radice di una decisione che viaggia non favorevolmente a quello che io ho espresso. Io però continuo a chiedermi come mai, che sia Vicenza che sia Treviso, le chiedo, avvocato, di mettersi un po' meglio per quanto concerne la webcam, perché sennò viene completamente tagliata fuori dal video. Come mai appunto in qualche città del Veneto viene utilizzata la possibilità di invece magari quei 2-3 euro che sono quel ritardo, perché c'è sempre l'imprevisto, l'inconveniente che può occorrere alla persona che ha parcheggiato, e so anche che c'è la possibilità tramite proprio tecnologia, visto che siamo nel 2014, di riuscire a subito mettersi in una situazione insomma corretta per quanto riguarda l'amministrazione. Non è semplice, perché vorrebbe dire che tutti utilizzano sistemi e la maggior parte delle persone a malapena riesce a capire tipo le schede da grattare. Già complicato questo, figuriamoci se gli imponiamo poi di accedere a servizi telematici eccetera. Mi sono informato oggi perché sapevo di questo invito e mi hanno spiegato i nostri tecnici di APS e anche della Polizia Municipale che un tempo, e se uno non sforava il tempo, sì, eccetera, era fatto oggetto di una sanzione amministrativa, quindi la multa, sì, la famosa multa, e l'azienda di servizio poi andava anche a recuperare l'importo che mancava, quindi l'importo che l'automobilista avrebbe dovuto pagare nel caso si fosse trattenuto fino all'ora dell'accertamento. Sì, quindi una somma. Una somma. Poi questo atteggiamento è decaduto, prima di tutto perché era poco vantaggioso, perché doveva presupporre un'organizzazione di persone che andavano a recuperare anche piccoli crediti, ma perché è prevalsa l'idea della sanzione rispetto alla natura contrattuale che sorge nel momento in cui metto la monetina, e cioè che l'interpretazione che è stata data a livello generale era quella della natura sanzionatoria che colpiva l'automobilista negligente. Poi sappiamo, anche a me è successo di aver preso la multa dagli ausiliari perché sono stato trattenuto e non ce l'ho fatta arrivare in tempo per introdurre un'altra monetina. Assessore, a volte però non trovo le monete, dico boh, butto 50 centesimi sperando di farla. Assessore, chiunque fosse seduto al mio posto, purtroppo la domanda stupida gliela deve fare, cioè gliel'avrebbe fatta, l'ha pagata la multa? Sempre. E lei mi dire sempre, sì, sempre. Investigheremo, questi, ma conosco il soggetto. Questa è una battuta, ma in questi 10 anni purtroppo non solo ho pagato le multe mie, ma anche di tanti amici ai quali era più difficile spiegare che non potevo togliergli la multa, e quindi diventava più facile pagargliela anche per loro. Quindi con salassi continui. Avvocato, lei mi sta scomparendo completamente dal monitor. Si mette un po' cortesemente un po' meglio. Mossa. È la webcam che forse si muove, oppure ecco, adesso non c'è proprio più. Dove sta andando? Dove sta andando? Alla sua sinistra, vada più a sinistra. Sinistra, no. Alla sua sinistra. Ok, perfetto, bravissima, ce l'abbiamo fatta. Sono in medico, eh?
sono in bilico, ma resisto. Allora, volevo chiudere a breve con una piccola chicca, giusto per sorridere, comunque anche se la questione non è di quelle su cui sorridere, Non è visto che tocca, drammatica, insomma. no, però Sì, tocca sempre il portafoglio della certo. gente e non è mai bello, visto, ricordiamo, il periodo. Certo. Non so se siete a conoscenza di un Robin Hood dei parchimetro, se non sbaglio in America o in Inghilterra, insomma in un posto anglosassone, c'è questo ragazzo che è munito di una busta di monetine, sta lì a controllare quando sta per scattare appunto il parchimetro, aggiungendo i soldi in modo da non far beccare la multa ai malcapitati, insomma, o ai ritardatari che dir si voglia, facendo È un così un po' suggerimento per il impazzire. comune, vero? Con la speranza poi di essere risarcito. No, lui è proprio così, è un Ah, Robin è un Hood, insomma, ricco. è un generoso. Si tratta insomma di qualche monetina alla fin fine, a detta insomma di questa notizia che io ho letto, facendo però impazzire l'amministrazione locale, perché insomma, diciamoci, io lo dico ridendo e scherzando, comunque sono sempre soldi quando si incamerano che possono essere utilizzati per migliorie della città e non Ecco. solo. Ma lo Sbaglio? dice, no, è vero, però le amministrazioni non ragionano con l'idea di far multe per fare cassa. Questi sono strumenti necessari per regolamentare la vita di una città complicata come Padova, ma come tutte le città con le dimensioni di Padova. Se non introduciamo delle regole che consentono a tutti di fruire, soprattutto dei centri storici, poi dobbiamo integrare il trasporto sulle quattro ruote con il trasporto pubblico, con favorire le piste ciclabili, con tutta una politica per sostenere la mobilità anche alternativa alle quattro ruote. Però sappiamo che siamo in Italia, il paese degli automobilisti per eccellenza, e quindi sappiamo che poi la prima forma di mobilità per entrare in città è quella delle quattro gomme. Sì, Se non assessore, introduciamo non dei voglio muovere una meccanismi. critica al comune di Padova, logicamente sappiamo la logistica e che a volte non è possibile, però ad esempio le grandi città si sono adoperate in altra maniera, ricordiamo che ne so, Roma, Milano con la metropolitana, ripeto, è un Noi paragone infattibile, abbiamo il però metrobus, ora pensare una metropolitana sotterranea a capisco. Padova è grottesco perché impone degli investimenti che mai potranno essere recuperati. Abbiamo una prima linea, ora abbiamo finanziata la seconda, probabilmente potremo avere nel corso degli anni anche la terza e bisogna investire sulla mobilità attraverso i sistemi di trasporto pubblico, oltre che favorire, abbiamo Esatto, il 65.000 mio discorso arrivava proprio studenti. lì. Non mi Sì, fare no, la ma questo metropolitana, lo Comune di Padova, ma facciamo. aumenta magari Beh, certo. l'affluenza dei mezzi piuttosto che. Lo facciamo anche attraverso il ricavato delle monetine che vengono messe nei parcometri, non delle multe, ma delle monetine. Se pensiamo che uno possa stare in centro storico con 0,50 euro al giorno, sarà difficile che poi sviluppiamo tutto un sistema di mobilità pubblica alternativa alle quattro ruote. Avvocato, Diventa vedo che vuole impensabile. intervenire. Ma perché parla di 0,50 euro al giorno? 0,50 all'ora, se questa è la tariffa No, oraria. perché se prevale il principio che uno, ed è penso il minimo che uno possa mettere in un parcometro a Padova, Ci confido che non passino più. 0,50 centesimi, confidando che poi o Alla l'azienda franca. non passa, quindi c'è questa la sensazione che comunque uno magari su 5 giorni alla settimana per 4 la fa franca e rischia poi per l'ultimo che invece viene pescato di pagare 5 euro. Sì, se ragioniamo su queste dimensioni, su questi numeri, pensando che poi migliaia di persone possano ragionare così, sarà difficile che con quel ricavato dello 0,50 centesimi, ma è un paradosso che faccio, riusciamo a finanziare poi un sistema efficace di mobilità pubblica. Capisco, adesso dico una cosa, le posizioni sono chiare, mi Sì, pare che no, ce la siamo. certo, avvocato, prego, io vi ho chiamato proprio Dico apposta per sentire da tutte e due. cittadino più che avvocato, perché non sanzionare, ma non voglio dare consigli, è un'idea, perché non sanzionare di più o con più precisione comportamenti che sono magari veramente dannosi, penso alla macchina sul marciapiede, al posto degli handicappati, Vabbè, si fa senza l'uno e l'altro. Dei accanirsi disabili, sì. con questa multa odiosa No. e
legalmente non dovuta? Ma non c'è nessun accanimento e si fa l'uno e l'altro, nel senso che non è che si preferisce... Dire, c'è modo di recuperare altrove, no, ma dove magari sì, c'è più fondamento quello che sì, si perde qui? Certo, questo si può fare, tra l'altro stiamo introducendo anche dei sistemi di rilevazione, per esempio per chi passa con il rosso, e confesso, come mi tocca? No, no, tocco. Ha ricevuto perché, no, qualche perché foto mia recente. Essendo in ritardo, ammetto che alla stanga è scattato il rosso e sono passato. Quindi, cioè, faccio colpa proprio un mea culpa in diretta. Questo se, è bello, le se il semaforo della stanga fosse stato dotato di un sistema di rilevazione Tac. Elettronico, avrei preso 250 euro e 6 punti in meno sulla patente. Sapendo che non c'ero, ho detto faccio il ritardo. Poi mi sgridano e allora rischio. Ma a parte le battute, facciamo l'uno e l'altro. Però se vogliamo garantire anche la fruibilità degli stalli, che sono pochi, per le automobili in centro, perché poi il problema si verifica in centro storico, dobbiamo pensare a degli strumenti, come la multa, se è possibile farla, se no ad altri strumenti, in modo da favorire il turnover, perché noi abbiamo una pressione quotidiana in città che veramente viaggia intorno alle 300-400.000 presenze in più. C'è dentro di me una questione che forse è personale e non è corretto qui in televisione, però c'è una viabilità molto curiosa e glielo dice un foresto. Io sono di Milano, quindi non, è, insomma, non ne faccio mistero. C'è, ad esempio, nella mia zona, che è zona Terra Negra, Forcellin, c'è da passare il famoso Ponte dei Greissi, dove sì, recentemente è stato ritrovato un ordigno bellico, insomma, del secondo conflitto. E c'è da fare tutto il giro, appunto, della stanga per arrivare poi di qua in Croce Rossa e in via Venezia. Però in realtà basterebbe andare dritto dal Ponte dei Greissi e si arrivava facilmente. Mi sono sempre chiesto questa sciocchezza, ma come mai nessuno l'ha fatto? C'è una biforcazione poi molto particolare. A sinistra, dove è stato ritrovato l'ordigno, lì la strada è tutta perfetta. Di qua a destra invece c'è l'argine, che è una buca incredibile, dove appunto sono, dove villeggiano i rom italiani, insomma. Sì, ma anche qua, cioè, bisogna sempre... Per andare all'inceneritore. Sì, no, ma bisogna sempre... Questa è una sciocchezza, no, me ne rendo conto. No, ma, ma è emblematico però, perché ci sono due opposte esigenze. C'è quella dei cosiddetti pendolari che arrivano da altre sì, parti, entrano in città, esatto, e vorrebbero entrare sulle direttive naturali, certo, quelle più comode per e chi vive tempo, invece all'interno della città e chi vive all'interno più... dei quartieri che soffrono di sì, questo traffico di percorrenza sì, che li penalizza, perché poi oltre che le macchine arrivano anche i camion, diventa poi pericoloso perché ha bambini, quindi dobbiamo cercare di trovare degli equilibri tra chi arriva in città, perché poi anche questo è fonte di ricchezza per tutti, per tutto un sistema, eccetera, ma anche per chi risiede in questi quartieri e che si vede penalizzato e protesta, e ve lo garantisco che le proteste sono a volte feroci, perché si sentono cittadini di serie B quelli che subiscono i lati negativi di questa enorme folla che arriva in città e che, insomma, dà l'idea che comunque Padova è una città importante, per cui ci sono dei prezzi da pagare, uno di questi anche l'enorme flusso di persone che si riversa, però porta ricchezza, porta sicuramente sviluppo. Il difficile equilibrio da trovare è proprio su questo fronte e non è un caso banale, perché di questi casi ce ne sono dappertutto. Bene, io attendo sempre dalla regia un cenno per quanto riguarda il cambio di tematica, appunto, vorrei capire, insomma, sto tenendo un po' d'occhio l'orario e tutto, perché anche il nostro prossimo ospite è qui che freme. Regia, non so se mi senti, dammi solo un cenno, caro Claudio, e dopodiché partiamo con la pubblicità e il meteo. Ok,
Mi fanno cenno, io allora ne approfitto per ringraziare l'assessore Marco Carrai della Polizia Municipale del Comune di Padova, e non solo lui, devo ringraziare anche, un attimo solo che ritrovo dov'è l'icona, perché qui è tutto tecnologico, e vi ricordo, cari telespettatori, che anche voi potete naturalmente mandare i vostri video, potete dire la vostra tramite il progetto iReporter che trovate nel nostro sito gruppotv7.com. Ringrazio, stavo dicendo, l'avvocato Mariella Melandri, legale di Codacons. Grazie a tutte e due per aver duettato, e anche in maniera molto elegante e civile. Io adoro così, insomma, è costruttivo il dialogo. Vi ringrazio. Allora, adesso lancio le previsioni del meteo, perché siamo a venerdì e speriamo che il tempo ci assista per divertirci un pochino nel weekend. Grazie a tutte e due. Buona serata. Grazie. A voi tutti ben ritrovati. Il bel tempo continuerà, anche se con qualche disturbo. Lo vediamo tra un attimo. Intanto vediamo il quadro generale, non solo sull'Italia ma sull'intera Europa. Vedete, sui settori occidentali alta pressione che abbraccia quasi tutta la nostra penisola, i Balcani, la Grecia, la Turchia, questo minimo di bassa pressione sull'Africa. Vedete, influenza invece le due isole maggiori e la Calabria, con un po' di nuvole ma scarsi fenomeni. La mattinata di sabato vedrà la presenza ancora di cielo sereno sull'Emilia Romagna, velature già, un po' di nuvole, vedete, sul Triveneto, che tenderanno ad aumentare nella seconda parte della giornata, e poi influenzeranno queste nuvole, ecco appunto il primo disturbo, anche l'Emilia Romagna, proprio nella seconda parte della giornata. Il vento tenderà a rinforzare, questo è il secondo disturbo, da nord-ovest, soprattutto su zone pianeggianti, da nord invece su zone alpine. Vediamo cosa succederà dal punto di vista termico. Le temperature minime tenderanno lievemente ad aumentare, valori mediamente attorno ai 5 gradi centigradi. Nonostante questi disturbi, le temperature massime comunque risulteranno decisamente miti, supereranno quindi quasi ovunque i 20 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento di fine settimana. Arrivederci.